Allora, è da un mese che dal fronte veneziano vi racconto di come l'impostazione che abbiamo come paese Italia sul turismo stia portando al collasso le nostre città, che ci affidiamo ad un settore che sembra un miraggio, alla ricerca di profitti che non solo non ci fanno crescere, ma che ci rendono sempre più dipendenti da un mondo esterno senza mai andare a generare qualcosa di nuovo. Hop! Ciao, sono Federico Bloomer, influencer, e racconto Venezia come chiave per capire il mondo. Benvenuti nel viaggio di scoperta. L'esempio dei cittadini di Venezia è calzante per tutto il paese Italia. Qui si consuma la stessa droga che si vende, quella del turismo. E questi cittadini sono diventati così dipendenti da questa droga che senza piangono e vanno in astinenza. Mentre se ne hanno troppa, non se ne accorgono e vanno in overdose. Così, in un modo o nell'altro, il loro destino è uno solo: la morte come città, ma prima ancora come comunità. Che è quello che rende vivi i luoghi che tutto il mondo ci invidia. E tutto succede nel paradosso per cui ce ne si rende anche conto. Ma come ogni buon tossicodipendente, non si hanno le forze per controbattere. D'altronde sei un tossico, puoi essere colpevolizzato fino a un certo punto. Che poi il turismo sia un lavoro da poveri, ce lo siamo anche già detti, perché a parità di energie immesse produce pochissimo rispetto a molti altri settori. È un'economia trainata e non trainante, ma soprattutto non genera crescita sociale. Chi è cameriere resta cameriere. E sintetizzando, una volta quando le industrie funzionavano avrebbe fatto l'operaio. Almeno lì però la crescita sociale c'era. Perché qui sta il problema. Con il lavoro io non solo devo vivere, ma dovrei anche riuscire ad alzare la mia qualità della vita. In un concetto dovrei salire sulla piramide sociale. Ma a rincorrere turisti, a rifargli i letti nell'Airbnb dove la nonna è appena mancata, o a portargli i piatti al ristorante, sappiamo benissimo la grande scalata sociale che ci attende. Nessuna. Ed è qui che sta la differenza tra turismo e cultura. Perché non facciamoci infinocchiare da un racconto che vede il turismo come il salvatore d'Italia. Il turismo è una catena al collo del nostro paese. Altro che liberazione, è schiavitù. Mettiamo in piedi un circo di cui non siamo altro che macchinisti e tecnici, e dove sono solo quelli che possiedono il tendone che guadagnano veramente. E mentre lavoriamo per loro, i media nazionali ci dicono anche che siamo gli eroi che risollevano l'Italia. Stiamo solo facendo gli interessi di chi possiede gli immobili. Ma di questo, della desolazione di Smaug, ne parleremo un'altra volta. So che perdere la verginità fa male, squarciare il velo delle certezze fa paura, ma rendiamocene conto, turismo e cultura sono due cose totalmente diverse, altrimenti non avrebbero due nomi differenti. Il turismo è mettere biglietterie a patrimoni costruiti 500 anni fa da un'Italia che produceva ricchezza perché era il centro economico del mondo. La cultura, invece, è la leva che ti permette di creare quella ricchezza, e che soprattutto ti permette di fare la scalata sociale con cui crearla, la ricchezza. Ma mica la vediamo così la cultura in Italia. La vediamo in un solo modo, che do coglioni. La cultura in Italia è una rottura de coglioni. Grazie alla scuola e ai media nazionali, il concetto di cultura fa proprio cadere i maroni. Noiosa, gestita da pignoletti arroccati su posizioni che la principessa sul pisello è la duchessa delle buone maniere. E soprattutto, diciamolo, la cultura è blindata dentro pagine e pagine di carta che vanno lette. Sembra che si faccia di tutto per tenerci lontani da questa. E poi ci si lamenta anche perché siamo un paese che legge poco. La coerenza. Siamo un paese pieno zeppo di guide e mezzi professori quando una volta eravamo ambasciatori, industriali, esploratori. Questi miseri per impostazione nazionale, non per loro colpe personali, sia chiaro, utilizzano la cultura solo per mantenere una posizione sociale. E mica di una posizione vera sto parlando, perché sono schiavi anche loro. Ma con la cultura mantengono una posizione che li arricchisce solo perché così possono dire che loro sono dove non siamo noi. Che loro hanno cultura e noi no. La cultura in Italia, riassumendo, è vista come esclusione. O ce l'hai o non ce l'hai. E tu non ce l'hai. Poi sì, fatemi la tiritera che ci sono le eccezioni. Ma fino a quando le eccezioni non hanno un valore numerico, è come se non esistessero. Siamo tutti quante merdacce fantoziane. Ma basta, la corazzata Kotionkin è una cagata pazzesca. Pensare la cultura così serve solo a giustificare il fatto che in quanto capre, noi ai loro occhi è giusto che facciamo i letti ai turisti e gli portiamo i piatti al ristorante. Non vorrei mica fargli fare qualcosa di serio a qualcuno che non possiede cultura. Così ci si tiene buoni e veramente dipendenti. Fuori dai posti che contano veramente, perché sono quelli dove si fanno le scelte importanti. È un'impostazione nazionale quella di cui vi sto parlando. Non è che c'è un cattivo che tiene i fili come un grande burattinaio. Per questo, per rompere le catene di questa schiavitù del turismo, dobbiamo per forza renderci conto che col turismo noi non facciamo cultura. Siamo uno dei popoli più ignoranti d'Europa, ma quello con il maggiore numero di siti patrimonio UNESCO.
al mondo. La cosa non vi dice niente. Fare turismo in Italia significa commerciare patrimonio generato da altri e soprattutto posseduto da altri, che sono poi quelli che ci pagano lo stipendio e che continuano a guadagnare veramente, senza poi più mettere in circolo quella ricchezza. D'altronde, che siano le nonne morte, i papi di Roma, i medici di Firenze o la Repubblica di Venezia, oggettivamente cosa di quanto noi vendiamo ai turisti abbiamo prodotto noi? Forse i bookshop, i ristoranti e gli alberghi, che però sono un'economia accessoria. Sai se arrivasse un tifone e cancellasse Piazza San Marco, che ridere. D'altronde, se non sappiamo neanche che cosa vuol dire cultura, che cosa possiamo aspettarci? Di guardare la luce quando siamo in catene? Ma siccome non voglio andare avanti da solo in questi ragionamenti, scrivetemi cosa per voi è la cultura. Nel bene e nel male non ci sono risposte giuste o sbagliate. Può essere anche che do coglioni la cultura. E non fate le guide pignolette o gli accademici, perché vi banno immediatamente. Qui, su questa pagina, sta chi vuole ragionare e non ha paura di esporsi. Per gli altri la porta è quella là. Semplicemente per me non è adesso il momento per parlare con loro. Arriverà più avanti, non è ora. Perché per salvarci da questa schiavitù, per strapparci questa schiavitù dal collo e tornare a generare qualcosa di nuovo, dobbiamo fare un'unica cosa: muoverci insieme. A settimana prossima, perché una soluzione c'è. Che ne pensi? Fammi sapere nei commenti. Ma soprattutto segui il canale. Chi te la racconta Venezia così? Il viaggio è una figata ed è appena cominciato.